Provocazione dello specialista di comunità è una realtà che nell'ambito di quella che è la relazione tra i singoli professionisti già esiste, nel senso che medici di famiglia sulla base della contiguità conoscitiva di colleghi molte volte ricorrono al contatto diretto per cercare di creare questa rete di comunità tra l'assistenza ai loro pazienti quando questa viene delegata alla consulenza specialistica. È chiaro che non è sistema, non è la situazione che oggi si propone nel creare un'offerta anche di trasferimento fiduciario tra quella che è l'azione di un medico di famiglia, che è tipicamente inserita invece in un contesto di maggiore fiducia rispetto all'evoluzione alla consulenza specialistica. Per fare questo va agito sui contratti, va determinata anche una capacità adattiva del contratto della specialistica ambulatoriale più relativa appunto al concetto di comunità piuttosto che di territorio. Oggi lo specialista ambulatoriale appare un sistema di offerta legato alla struttura che probabilmente deve uscire dalla struttura per cercare di determinare modelli di contiguità e di relazione con gli altri professionisti del territorio direttamente, senza intermediazioni, e lo stesso vale ovviamente per i pazienti. È chiaro che in un contesto del genere ne può guadagnare l'offerta sanitaria, si può rafforzare entrambe le figure, nel senso che il medico di famiglia può appunto rafforzare lo specialista attraverso il trasferimento fiduciario che è tipico della sua relazione, e lo specialista può rafforzare il senso di fiducia del cittadino verso il suo medico proprio per la continuità conoscitiva e di relazione e di assistenza offerta dallo specialista, che diventa a quel punto di riferimento per il medico e per il paziente.